Io ho preso tutto a caso per provare. Noi siamo qua ad aspettare. Mamma mia. Siamo ricchi. Quanti soldi. Siamo ricchissimi. Sono praticamente sui 3.000 euro. No, non è vero. Sono 30 euro. Cioè, praticamente è più carta che tutto quello che abbiamo noi. Cioè, guardate, c'è questo, questi qua, stranissimi. Questi sono i soldi che praticamente c'è da scambiare, perché loro accettano solo questi, carta non le accettano. Sembrano tanti, ma non lo sono. Siamo ricchi, siamo ricchi. Ricchi sfondati. Allora, siccome sono le 3 e ho tempo, vi faccio vedere praticamente il tour della camera. Allora, questa è l'entrata, cioè la porta. Qui abbiamo un armadio grande che adesso vi farò vedere. Qui così, con i minifigure. Praticamente qui è il casino che io lascio perché non so dove mettere le cose, perché secondo me c'è poco spazio. Qui invece praticamente sono, vabbè, quello che mi sono portata, lì è la valigia che ho messo sopra i vestiti perché non c'è spazio, cioè almeno per me non c'è spazio. Poi vabbè, e qui, madonna che caldo, qua c'è il frigo, mini bar più o meno, però è vuoto. C'è solo l'acqua che abbiamo comprato noi e questa qua, questa che avevo fatto vedere, il tè verde cinese, giapponese. L'acqua strana, questa è l'acqua che danno loro. Poi questo è il pezzo, il bagno ve lo faccio vedere dopo perché c'è qualcuno che interrompe sempre qualcosa. La camera è il numero 144, così. Qui abbiamo quello per fare il, oh mamma, il tè. Devo abituarmi tra parlare inglese e poi dopo non mi ricordo più neanche l'italiano. Il tè, poi c'è di tutto. Questa è, vabbè. Qui c'è la valigia che ho messo qua per le cose che ovviamente tiriamo via e quello che prendiamo. Lì sotto le scarpe,
inutile che vi faccio vedere. Qui è praticamente, allora, qua ti dice tutto, l'orario, quello che non si può portare se no prendi la multa. Praticamente in camera non si può portare un frutto che si chiama durian, in poche parole. Poi vabbè, qua ci sono le cose per la televisione italiana, qua il menù, qua vabbè, ci sono i numeri che puoi chiamare, qua ci sono, ti dice la colazione a che ora c'è, che praticamente dalle 6 alle 10 e mezza della mattina. Il bar è aperto dalle 11 alle 12, le piscine dalle 10 alle 6, room service, non mi ricordo, eh? Ah, servizio in camera, allora vedi che ci sono gli orari. Ah no, è vero, io mi confondo sempre. Vabbè, servizio in camera dalle 11 alle 12. Qui vabbè ti spiega quello che devi fare, però tutto in inglese, per cui vai a capire che cosa c'è scritto in caso di emergenza. Vabbè, qualcosina, sì, lo so. E poi c'è il menù che puoi mangiare in camera, che parte dai 140 baht oltre i 190, eccetera. Queste cose qua. Vabbè, per chi ovviamente volevo sapere questo. Questo qua non lo so, non mi ricordo se è per la lavanderia, se non mi sbaglio, per lavare i vestiti. Lì vabbè c'è il fazzoletto, qua ci sono i fiori che hanno lasciato, le candele che non si possono accendere. Ma a parte questo, io come faccio a accendere le candele se non ho, cioè non mi porto mica, a parte che non fumo, e poi non mi porto mica l'accendino per accendere le candele. Comunque qua è vietato accendere le candele, se no prendo una multa di 200 baht, in poche parole, per cui non si possono accendere le candele. Che molto bello questa cosa, cioè in senso, dico, la sabbia, guardate la sabbia con le conchiglie, è troppo bello. Peccato che non si possano accendere le candele. Comunque questo è il piano, questo qui. Poi vabbè, sotto ci sono le mie cose, quello si muove, il puff si muove con le rotelle. Qua c'è un altro cassetto, ma c'ho l'intimo per cui non ve lo faccio vedere. Qua passiamo altri mobili, il casino che ovviamente lascia il mio ragazzo con la televisione Samsung. C'è solo un canale praticamente italiano, gli altri sono tutti cinesi, arabi e chi più ne ha più ne mette. Poi, a parte il casino, quello lì tipo una sedia da sedersi. Ah, non vi ho fatto vedere lo specchio, che è questo qua. Io sono rossa come un peperone, meglio non fare. Poi vabbè, c'è l'aria condizionata, l'ingresso. Poi qua in teoria è una finestra che si apre e dentro lì c'è la doccia, solo che non ho capito se si apre o... Ma va a cagare! Se si apre o resta così, ma credo che resta così, ma che poi che senso ha fare questa cosa se poi non si apre per vedere la doccia? Vabbè, comunque questo è il coso. E alla fine vediamo il letto, che questo qui è il letto che ovviamente ci ha fatto fare, che abbiamo fatto fare a quelle che puliscono, ed è fatto così. La stanza è molto bella, ci ha fatto anche questo disegnino, che praticamente non so se è un disegno, boh, un po' strano, non si capisce che cos'è. Comunque sono gli asciugamani che ovviamente usiamo per fare la doccia. E questo è, vabbè, le luci. Questo è praticamente il letto, che sinceramente è molto più comodo di quello che io ho a casa, tranne i cuscini che sono scomodissimi. Comunque è bellissimo, perché amo questa tipologia, per far capire che è un letto thailandese, in poche parole. Comunque questa è la panorama
della stanza, che è bella grande, non è piccola. Adesso vi farò vedere il bagno. Poi qua ci sono, vediamo se riesco, ok, ve lo faccio più grande che riesco con il mio telefono. Questo è dove si affaccia il balcone, adesso senza far sì che, perché cioè, se vedete ci sono le persone, non voglio fare figure di merda che poi mi guardano male. Ve lo faccio vedere così. Comunque fuori c'è la piscina con l'idromassaggio, che è quella più bella, e il balcone non so se l'avete visto, ma praticamente è fatto così, è bello grande, solo che di sera ci sono le zanzare e ci dobbiamo prendere la pastiglia perché sennò ci beccano. E praticamente quello è fuori, che è molto bello. In poche parole, qua chiudiamo perché non si sa mai, c'è l'aria condizionata che va, per cui sto cercando di non aprire. E adesso vi farò vedere il bagno come è fatto. Abbiamo messo 27 gradi. Oh. Ah, l'ha messo da solo. Ah, era già acceso. Non lo sapevo. Comunque questo è il bagno, invece è l'entrata del bagno. Praticamente è così. Adesso io cado. Qua, vabbè, ci sono, scusate, ok, me lo metto così, così vedete. Allora, questo è lo shampoo, qualcosa in italiano c'è, shampoo, ci sono due shampoo. Questo invece è il gel per lavarsi, tipo bagno schiuma, in poche parole. Ok, scusate, ma è difficile quando brucia tutto. Qui il fiore che ho lasciato io l'hanno lasciato così. I bicchieri qui saranno, vabbè, le solite cose, cotone, la cuffia per la doccia, eccetera. Poi vabbè, lì ho portato le mie cose e lì ci sono altre cose del mio ragazzo. Lì, vabbè, le mie cose sparse per tutto il bagno. Questo è il bagno, poi ci hanno lasciato due carte igieniche, meno male, perché ce n'era una. Questo è il bagno. Abbiamo cessa. Questa è la luce, che è molto bella. E questo è lo specchio e io sono un peperone. Comunque, la doccia è quella che a me piace. Fatta così. Grande. Praticamente, quello che ho detto è praticamente questo, che si affaccia da no, e la doccia praticamente è grande così. E niente, per farvi capire, no, no, però così si vede buio. Per farvi capire, questo è il bagno con la porta fatta così, che si apre. Niente, questo è il bagno. Questa è la stanza, praticamente la stanza. Questa è la stanzetta. Io sono un peperone, non so se si vede, ma credo di sì. I primi 2-3 giorni divento rossa come un fuoco. No. Comunque, niente, questo è l'home tour. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, quando vedete questo vlog. Io sto, cioè, si vede che sono rossa, credo. Non so come farvelo vedere. Ah, brucia tutto. Niente, adesso siamo qua in camera perché vorrei dormire un pochettino, perché il sole non si riesce a prendere in queste ore, perché è bollente, poi specialmente quando ci scottiamo ancora peggio, e non si può prendere. Facciamo così, ok, no, meglio così. E allora alla fine stiamo qua un po' in camera e poi andiamo al mare, per cui
oggi la giornata va così. In più ci siamo svegliati anche tardi perché non ho messo la sveglia e ci siamo svegliati alle 9:30. La colazione è fino alle 10:30, per cui per culo abbiamo fatto in tempo. Perché io sono una che ora che mi pettino i capelli, ora che mi do una sistemata, mi metto il costume, scelgo quello che devo mettermi. Alla fine ci metto sempre tanto. Poi sono sempre rincoglionita quando mi sveglio per il fatto del cambio orario. Ed è una cosa assurda il cambio orario di qua, perché è molto diverso dall'Italia. Però piano piano credo di abituarmi. I miei capelli sono diventati tutti ricci, non so perché. Vabbè, detto questo, ci vediamo dopo al mare perché io adesso mi riposo. E niente, volevo farvi vedere questi quanto abbiamo fuoco, fuoco. Ok, cioè noi abbiamo pagato, ma dai, abbiamo pagato 740 baht e abbiamo preso queste cose qua, il primo e il secondo di ieri. Invece gli altri sono questi. Che sono, no, questo è quello che abbiamo prelevato, però non mi ricordo, e questo è quello che Ieri sera. abbiamo, fuoco, è quello che abbiamo speso E ieri, questo quello di oggi. Ho aggiunto 515 400 baht. baht, ristorante, che abbiamo mangiato il pesce, non so se ve lo ricordate, l'altro. Va bene, detto questo, ci vediamo dopo, perché se no vado a fuoco, perché c'ho il collo bruciato. Comunque, io volevo andare anche in quella piscina lì, ma ci sono delle persone stronze che occupano tutto, tutte le sdraio. Guardate qua. Io non lo so perché non dà fuoco. Ok. Vabbè, se riuscirò ad andare anche lì in piscina ve lo vi farò vedere. Se no niente. Ci vediamo dopo. Mi metto un po' la crema che è meglio. Crepe, gelato alla vaniglia e mango. Che strano. Perché non è partito rilevante, perché più di 220 non ce l'avevo. Questo è l'hotel. Lì attraverso c'è il mare, questa è la reception e questo è l'hotel, grandi, enorme. Non mi ricordo se ho ripreso prima. Boh. Sono uguali. Lì ci sono altre camere. Qua ce n'è un'altra. Questa è la piscina. Dalle 9 alle 3. Comunque questo frutto è vietato portarlo in giro, si chiama durian, però dovrebbe essere buono. Adesso vediamo.
Vincenzo, 1000, ma che cavolo stai facendo? Siamo ricchi, ricchi sfondati. No, non è vero. 3.008. Avevamo 5.000 baht e adesso 3.000. Vuol dire che quello che ho comprato, che è questo e questo, 3.008. Abbiamo speso in totale, oh, questo 40 euro alla faccia, che secondo me costava meno in Italia, però vabbè. E questo un euro e qualcosa, per cui vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, qui siamo andati in supermercato e siccome abbiamo sete, perché non c'è mai niente qua, a parte due bottigliette d'acqua che le facciamo fuori in 2 secondi, ho preso questa Fanta alla fragola che è troppo buona, quella che avevo fatto vedere l'altra volta. E poi abbiamo preso l'acqua, questa qua della Minere naturale, praticamente così. Metti questa nel frigo e mi dai un bicchiere, così bevo. Sto lavando tutto il letto. Invece qui, che adesso vi faccio vedere, mi sembra che mi sono dimenticata di registrare qualche clip sui negozi. Però vabbè, tanto sempre le stesse cose, per cui è inutile. Eh? Io l'ho messa nel freezer. La lascio nel freezer. Così si scongela. È uguale. Comunque, ho preso 2 costumi, che adesso vi faccio vedere. Qui hanno il vizio di non dare gli scontrini, come in Italia, in poche parole. Comunque, ho preso 2 costumi, sperando che dovrebbero andarmi, ma credo di sì. Uno così, nero, aspettate. Ok, forse si vede meglio col flash perché non c'è tanta luce qua. Comunque, uno così nero, semplice. No. E mi interrompe sempre. Fatto così. Perché loro, come c'è, cioè, con la mia taglia vanno praticamente questi, che sono fatti così, in poche parole. Ma il bello è che questo costume è quasi uguale a quello che ho addosso, in poche parole. E la taglia è la 52. Spero che è la 52. Perché boh, vedremo quanto durerà sto costume. Questo l'ho pagato 20 euro. Secondo me no. Sì. 20 no, euro. Perché mi ha fatto vedere 4,50 quando ho preso per questo. Secondo e me no. Lì mi ha fatto vedere 700. E questo è quello. Questo qua l'hai pagato. Con gli elefanti praticamente thailandesi. Perché è tutto ricamato, vedi, brillantini. Tutto. E 700 basta questo. Invece so. Semplice 4,50. 12 euro. Secondo me sembra un po' strano. Questo è 54, taglia 54. Questo è bello, ma chissà quanto durerà con i brillantini. Questo con gli elefanti, perché qua in Thailandia praticamente è il simbolo l'elefante. Per cui domani, no, domani no. Lo proverò dopodomani, perché adesso ho quello indossato ed è fatto così, ed è così, che non è male, molto carino. Questo è stato il primo acquisto che ho fatto, e in totale abbiamo speso 40 euro. Non vi dico cosa sta facendo, che è meglio lasciar perdere. Comunque, 40 euro 2 costumi, che secondo me è troppo, perché 10 euro uno, no, 15 mi sembra, 15 uno questo. 15 uno e 20 l'altro,
Vedremo se mi andranno, ma spero di sì, perché non si possono neanche provare, cioè te li mettono addosso anche vestiti e basta, per cui sperando di sì, anche perché non puoi neanche cambiarlo. Bancarella no, negozio 50, sì. Ma quello non era bancarella. Era il negozio. Ma che negozio è? Non sono negozi che hanno la porta, poi pagare un basket. Vabbè, dettagli. Comunque carino, non è male. Vabbè, qua sono le 10:30, ma siccome non sai poi dopo che cosa fare, allora giustamente vai per modo di dire a letto prima. Vabbè, questi giorni vanno così, ma la prossima settimana recuperiamo a stare un po' più, diciamo, più in giro. Anche perché se, non so se notate, ma io sono bruciata. Cioè, anche qua sul braccio, per farvi capire che sono bruciata, per farvi capire, e non riesco a muovermi, per cui non siamo neanche andati al mare oggi pomeriggio, abbiamo dormito tutto il giorno. Comunque, detto questo, non so se si vede, ma sono rossa. Vabbè, ho messo il correttore, mi sono truccata come ieri perché volevo coprire tutta la faccia rossa che avevo perché mi sono scottata, e per cui in questi 3 giorni sarà difficile muovermi perché sono tipo un'aragosta, anche se non si vede mai. Comunque questi capelli sono strani. Comunque niente, ci vediamo domani, perché adesso io mi faccio la doccia, che non l'ho fatta, e praticamente sono andata fuori verso le 7 di sera, siamo andati a mangiare, ovviamente l'avete già visto, e non mi sono lavata, non ho fatto niente perché ho detto non ci voglio, lo faccio dopo, perché ci siamo svegliati alle 7, abbiamo dormito dalle 3:30 fino alle 7 in poche parole, poi alle 7:30 siamo usciti, abbiamo mangiato e siamo andati in giro fino adesso. E ovviamente adesso devo fare la doccia e tirarmi via il costume, perché, cioè, mi devo tirare via il costume perché c'ho ancora il costume addosso. E e si vede, non so se si vede, sì, mi sono ostionata perché qui il sole è talmente potente che anche se stai all'ombra ti bruci. Abbiamo messo la crema, ma ci siamo arrostiti lo stesso, per cui andrà così in questi giorni. Però la prossima settimana faremo le escursioni, dobbiamo prenotarli perché non abbiamo ancora prenotato niente, e trovare l'agenzia, che in teoria si trova a 8 minuti dall'hotel, per cui boh, vediamo. Ci vediamo domani, sperando di svegliarci presto e non alle 9:30 come oggi, che abbiamo perso un giorno, in poche parole. Per cui niente, vado a darmi una sistemata, che forse è meglio. A domani! Ci sono anche le uova, dopo le prendo. Vabbè, lì c'è l'ombra per il momento.
qui non c'è nessuno. Arrivano tutti verso le 9. Secondo me? Sì. Secondo me le 9. Sono le 8:30. Ci mettiamo qua. Ci mettiamo qua. C'era scritto noodles in pratica. Noodles, involtini da loro. Cos'è? Non si capisce. Buon appetito. Sembra che sta prendendo la signora, lui ci sta prendendo il volo. Ogni giorno è sempre uno spettacolo vedere il tramonto che scende per il... Dobbiamo vedere l'alba. Dove c'è il mare. Questa è bella, messa rossa. Mamma mia. Grazie.
si va a mangiare e poi si fa un bel giretto. C'è tutto qua. Mamma mia. Ci vediamo dopo. Che oggi bello. Sono riuscito a mettere. Ieri. Io già tanto che mi sono vestita così. Perché. Cioè. Non ho parole. Ma è successo. Vabbè. Sì, ma falla bene però. Ah, mini golf. Avevo capito un'altra cosa. Che figo. Senta, poi anche non. Solo che non si possono firmare i negozi dentro. Probabile cado. E c'è anche in Italia. Rimbombo. Così va meglio. Ci sono i tutuk. Tutuk. In quattro sul motorino. Qui la gente è pazza. Senza casco in moto. Poi guidano dall'altra parte, non come in Italia. E vedi tutto strano. Io un passo e mezzo. E poi in certi negozi, in certi bancarelle non si possono fare le foto, non so perché, per cui la maggior parte non riesco a parlare, per cui non si può fare i video e la maggior parte non riesco mai a fare i video. Adesso stiamo andando a Caron Beach. Invece dove eravamo prima è Cata Beach. Sono due spiagge diverse, due paesi diversi. Poche parole. E comunque volevo riprendere, ma non mi fanno riprendere una minchia. Anche se le parole non si possono dire, però vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega. Senza casco! Qua no! Senza casco! Ma vai! Ma guardate! Allora, altri acquisti. Abbiamo preso la frutta di qua. Volevamo pagarla, volevamo mangiarla e l'abbiamo pagata 40 baht, un euro e qualcosa. E proviamo a vedere com'è. In più, che odore! Secondo me è buona perché dall'odore si sente che
ho preso, siccome abbiamo finito la crema dopo sole, abbiamo preso questa qua, ovviamente di questo posto, Coconut per corpo e faccia, praticamente il cocco, ed è buona, come adesso la provo, la metto su. E poi abbiamo preso questa qua alle oe, sempre faccia e corpo. Queste qua le abbiamo pagate 200, mi sembra, se non mi ricordo, 250 baht, questi qua. Poi ci sono le bacchette che ci ho dato, e poi ho preso la spazzola perché sinceramente questa costava 84 baht. Ho scritto un po' straniero. Dovrebbe essere dura e resistente per i capelli, per cui lo spero. Perché quella che ho io, che è lì, che adesso vi faccio vedere, e quella lì, praticamente la devo buttare, perché sinceramente quando mi pettono i capelli si stacca ogni volta. L'ho presa al Tigotà, ma fa cagare, per cui alla fine ho preso questa, così almeno se per caso si rompe la butto, però almeno provo a tenerla ferma i piedi. E niente, adesso proviamo la frutta, provo a mettere questa crema a vedere se mi passa il rosso tutta, perché se notate la mia pelle è così per almeno 3 giorni, ce l'ho così, anche di più. E alla fine abbiamo provato, cioè proviamo a vedere se funziona questa, e niente, questi sono stati i nostri acquisti di stasera, e come sempre ci vediamo domani col prossimo vlog, ovviamente con, allora oggi è il, mi dimentico sempre di dire che giorno è oggi, perché poi devo ricordarmi di metterli insieme i giorni. Oggi è il 6, se non mi sbaglio, 6 gennaio, che è lunedì, che è la Befania per voi, ma per qui no. E niente, per cui oggi è il 6 gennaio, domani il 7, almeno così mi ricordo che questo video è per il 7. Ci vediamo domani.